Quali sono gli ingredienti che hai utilizzato nelle tue ricette e quali appunto i piatti che proporrei stasera? Ok, faremo tre finger food. La utilizzeremo del pescato che è facilmente reperibile in questo momento sull'isola d'Elba. La seppia, utilizzeremo il polipo e la palamita. La seppia verrà accompagnata da una crema di piselli novelli, molto facile trovarli dai nostri piccoli produttori in questo periodo, e con del nero di seppia ed un olio di carota. Avremo poi un polipo che viene passato in padella, prima lessato, poi passato in padella, reso croccante con una lenticchia e una polvere di rosmarino per riallacciarci al leitmotiv di tutto il nostro percorso, quindi rosmarino è un'erba a cui è stato intitolato uno dei percorsi dell'arcipelago. E poi la palamita, in maniera un po' alternativa, praticamente lavorando un po' sulle conservazioni, la proporremo affumicata. Quindi questa palamita verrà affumicata, accompagnata da una ricotta di una piccola pastora dell'isola d'Elba, Sara Esposito. E questo è un piatto molto fresco, con un buon olio del lentisco. E questi sono i tre piatti che verranno proposti oggi alla nostra clientela. Non ci resta che augurare buon appetito a tutti quelli che verranno a sentire e assaggiare i profumi dell'Elba. Ok, buon appetito a tutti e speriamo siate tutti contenti.